Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show. Ci siamo tornati su Assassin's Creed Syndicate e riprendiamo dal punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Abbiamo sistemato la corruzione all'interno della Banca di Londra, abbiamo anche sistemato le matrici dei money. E adesso ragazzi dobbiamo andare a capire a che punto è corrotta la politica intera. Quindi ragazzi, la Camera dei Comuni, la Camera dei Lord, non so se sto a dire una cavolata, ma comunque c'è sicuramente qualche politico corrotto dai Templari. Vediamo Greeny che ci dice, dai, Greeny. Scusa, ricordami dove siamo diretti? C'era una lettera del principe consorte tra le carte di Lusitorn, con lo stesso simbolo della chiave, data 1847. Del 47? È l'anno in cui il principe ha restaurato Buckingham Palace. E ha aggiunto la cripta. E dato che in nessuna mappa del palazzo è segnalata una cripta segreta... Altezza... Vi presento Miss Ivy Fry. Miss Fry, il Maharaja Duleep Singh. Bella. Piacere, Altezza. Amico mio, temo che i progetti siano stati rimossi. Rimossi? Da chi? Crawford Starrick. O da qualcuno dei suoi. Sì, intuivo che conosceste quel nome. So dove li ha messi, ma ci sono le guardie. Questo non sarà un problema. Lo immaginavo. Chissà quanta immaginazione c'ha sotto quel cappello. Ci servirà un piano. Potrei distrarre le guardie finché tu non sarai all'interno. Oh, davvero? Per te, Ivy, questo ed altro. Bene, una volta dentro cercherò qualcuno che sappia dove sono i progetti. E poi ci vedremo sul treno. Dai, Greeny, su, metti la marcia alta che qua... Sta attento. Ma che sta attento? Non ti devi far controllare dalle emozioni. Bene, Alonzi. Allora, ragazzi, che dobbiamo fare? Dobbiamo rubare questi piani, queste carte che apparentemente ci segnalano una cripta segreta sotto Buckingham Palace, dove probabilmente troveremo qualche indizio in più sul frutto dei precursori, quello che stava cercando la compianta da probabilmente solo il signor Starrick e da tutta la sua combriccola Lusitorn. Potremmo utilizzare addirittura il nostro Greeny per come diversivo, ma cioè alla fin fine ragazzi io direi di liberare come prima cosa insomma i tetti, in modo tale da... oh, ce n'è anche una a destra, da evitare il pericolo cecchini. Avete visto come stia uscendo fuori il sentimento, l'emotion, il calor, il corazon di questi due? Che fondamentalmente, ragazzi, il gioco non è che ci si sofferma chissà che. Cioè, sin da subito avevamo potuto magari scommettere i nostri scellini sul buon Greeny che si bomberà la bella Ivy. Però, insomma, non che il gioco ce n'abbia, diciamo, approfondito più di tanto sta questione. Vi ho già detto, c'è Ivy che tiene un diario sul quale appunta, annota qualcosa. Però, se è vero che Jacob dice un sacco di cacchiate e non controlla le fonti, e tra i due è probabilmente il meno saggio... Oh, vai dritta. Grazie. Dobbiamo però stare attenti, almeno si ricorda, diciamo, quello che gli insegnava il padre. Tra l'altro è una figura abbastanza centrale, anche questa non viene molto spiegata all'interno del gioco. Gli dice non farti controllare dalle emozioni, lascia stare i sentimenti. Anzi, fai... Oh, un gatto, attenzione. Questo gatto ci potrebbe fare scoprire. No, non è vero. I sentimenti potrebbero compromettere o comunque modificare l'attenzione sul piano, no? Alla fin fine noi dobbiamo andare dritti per dritti verso la soluzione dell'enigma, verso... insomma, il nostro piano originale, che vi ricordo essere quello di liberare Londra dal dominio templare. Ci stiamo riuscendo perché stiamo regolando i conti su più livelli, no? Perché abbiamo ripreso il sistema di trasporti, le industrie, la corruzione all'interno della banca, quindi i soldi. Non sono completamente d'accordo sul fatto, ragazzi... Non abbiamo trovato niente, vai. Sul fatto che quindi dobbiamo uscire, ma non è mai il primo scrigno, ricordatelo sempre, io uscirei dall'alto. Sul fatto che comunque i templari, nonostante tutto, facciano del bene al popolo, però ovvio... queste sono idee mie, l'abbiamo già parlato ampiamente. Insomma, quindi, tornando in focus, c'è questa situazione. Noi comunque facciamo quello che dobbiamo fare,
Non credo che utilizzerò molto il diversivo di Harry, anche perché Harry, dove cazzo stai? Sui detti a non far niente. Che poi ragazzi, utilizziamo Harry come diversivo e abbiamo capito che Harry è uno che non si vuole sporcare le mani, è un cervellone. Che poi un'altra cosa che mi viene in mente, eccolo là, uno scrigno, è che vi ricordate proprio l'incipit del gioco dove c'è appunto la voce di Harry che ci spiega la situazione e parla del fatto che comunque il gran maestro degli assassini o comunque l'ordine non gli ha mai fornito aiuto da questo punto di vista, facciamoli fuori, senza ridegno e pietà. Quindi insomma, il fatto che noi siamo a Londra, lui pensa che magari siamo stati inviati all'ordine, invece è stata semplicemente una nostra volontà. Volontà che appunto deriva da, anche dagli insegnamenti di nostro padre, chiacchiericcio style. Non è mai stato, diciamo, approfondita la figura di questo padre, che però in realtà li ha cresciuti fino a un certo punto, perché se leggete la biografia dei personaggi che è possibile appunto leggere, Sabota! Devo diventare anonimi. Maledetto Peter Pan. Insomma, se leggete questa situazione, vedrete che appunto il padre, insomma, l'unica cosa che effettivamente è riuscito a insegnargli prima di passare a miglior vita è stato appunto la, come posso dire, l'importanza del dovere, soprattutto il dovere civico, l'importanza dei dettami, dei valori che insegnano gli assassini. E questo, ragazzi, è sicuramente radicato all'interno di Jacob e anche di Ivy. Oh, 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 non suona quella cacchio di... Sta buono, te, eh? Fa suonare la campana, maledizione. Però, per esempio, in Jacob è l'unica cosa buona che ha. Anche se mi piace come personaggio, ragazzi, quel tipo di... sbarazzino, comportamento così. Insomma, un altro gatto. Siamo in un posto dove è pieno di gatti. Quindi insomma è figa tutto questo. Dobbiamo comunque trovare i documenti. Vabbè, facciamolo tranquillamente. Eccolo lì in alto. Ragazzi, penso che in questi giorni mi dedicherò maggiormente ad Assassin's Creed, a portarlo al termine. Anche perché ho iniziato quasi una settimana d'anticipo e tra fiere, cacchi e mazzi, sono sicuro che in molti che hanno iniziato a seguire la serie adesso l'avranno già finito. E purtroppo ragazzi, mi dispiace anche a me. Tra l'altro sarei dovuto essere a Lucca in questi giorni, senza andare troppo nei dettagli, purtroppo non sono potuto andare. Mi dispiace ragazzi per tutti quelli che erano lì, che insomma, no, ci saremmo potuti incontrare. Dovrò chiedere a qualcuno dove sono i progetti. A chi lo chiediamo? Scusi signor Templare, sa dove sono i progetti? Sa, dobbiamo prendere... Ah, tra l'altro, vabbè, tanto cerchiamo un Templare vicino, che vuol dire, scusate. Giuro, miss, non so dove l'hanno portato. Ma non ti ho chiesto niente ancora. Quello vestito come voi. Le guardie l'hanno preso. Harry, i progetti rubati dove sono? Di questo io non so niente. I progetti, la missione. Quindi? Non gli abbiamo chiesto niente, lui già sapeva, allora muori. E porta con te il segreto nella tomba. Vabbè ragazzi, vedete, adesso dobbiamo andare a trovare Harry. E quindi... quello che vi ho detto all'inizio puntata, sono troppo esperienza, troppo proprio Detective Conan. Se, cioè, noi adesso abbandoniamo la missione per riprenderci Harry, che al limite non sarebbe neanche una brutta scelta, essendo colui che veglia degli assassini su Londra. Cioè, è come se, boh. Eh sì, qua ci sono gente morta, probabilmente è passato qui. Dove è Harry? Ha chiaramente reagito. Mi scappa l'orina? Dica, Duca. Siete del gruppo di Clara? Hanno il signor Harry. Erano in troppi. Io ne ho morso uno, però. L'hanno messo su una carrozza rossa. Non saranno lontani, però. Una delle ruote stava già per staccarsi. Si vedono le tracce. Sono tutte storte. Mamma mia, bambini. Siete dei grandi, proprio. Le spioni. Spioni. Chi fa la spiana non è figlio di Maria. Dobbiamo indagare. Oh, oh! A parte ragazzi che sta missione mi pare di averla fatta a Londra proprio, quindi GG. Però io direi che se ci andiamo a piedi ci mettiamo tipo, non lo so, le ore. E siccome non siamo Forrest Gump che voleva attraversare gli Stati Uniti di corsa solo perché aveva voglia di correre. Roba che stiri dopo tre... Io regà, dopo penso un chilometro, cioè... sono finiti fuori strada, stanno andando molto veloci. Eh già, meno male che ci siete che ce lo dici. Cioè io penso ragazzi, dopo un chilometro già sto al primo ospedale, quello più vicino.
Infatti, ragazzi, una cosa che mi dispiace un sacco è che da quando ho iniziato effettivamente mi sto impegnando un po' di più su YouTube, ho poco tempo e poco tempo anche per me stesso. Sono sulla pista giusta. Prima ero un pompatone, ma invece magari qualcuno mi avrà visto pure tutto smunto alle ultime fiere, magari pure stanco. Invece una volta, ragazzi, ero un bel fregnetto, eh. Vabbè, andiamo più veloce. Ivy, la donna che sussurrava ai cavalli, come se gli dici più veloce, lui va più veloce. Boh. Ora dov'è Harry? Non lo so, sarà sul binario 9 e 3 quarti. Oh, sta buono. Tu so che sei morto, giovane. Salve signora, bel cappello. Niente della carrozza. Ma sono successe cose parecchio strane qui oggi. C'erano dei gran brutti ceffi in giro, armati fino ai denti. Facevano spavento. Armato fino ai denti è sempre una di quelle similitudini che non ho mai capito. Che cazzo vuol dire? Vabbè, forse per tipo quelli che mettevano i coltelli dentro i denti, però. Cioè in bocca, però armato fino ai denti, sorridi e esplode tipo che sa una bomba, una granata. Vabbè, cacchiata a parte, dai. Cerchiamo di farci giustizia da soli. Potremmo parlare con personaggi che probabilmente ci risponderanno senza che gli faremo delle domande, però. Dobbiamo cercare la via giusta. Un'arma overpower, ragazzi, forse già ve l'ho detta, ma la ribadisco adesso. I coltelli. Ok che ho potenziato un sacco Ivy da quel punto di vista, ovvero con il lancio coltelli. Infliggono un macello di danno e soprattutto ha le abilità adatte, ma sono veramente overpower. Un coltello in testa e rip. Rip. Me lo riprendo pure. Allora, parliamo un po'. Dobbiamo uccidere delle guardie con dei barili sospesi. Sì, hanno trascinato un tizio fuori dalla carrozza quando ha perso la ruota. Pare che abbia sbattuto la testa. Non so perché l'abbiano portato in chiesa, però l'hanno fatto. In chiesa? Si vede che... non lo so. Boh, andiamo in chiesa, ragazzi. Oh. Entra. Ok, dovremmo essere al sicuro. Non mi sento di dire, ragazzi, che stiamo giocando male, eh. Però tante volte cerco di fare degli approcci un po' misti, che siano non per forza troppo stealth, anche perché... Stai zitto, pelato! Oh, mazza, c'è la testa di... non lo so, d'acciaio, Inox. Il problema è che quando siamo con Ivy, adesso che abbiamo sbloccato la modalità camaleonte, mi risulta un po' troppo facile. Anche perché in vostra assenza sto facendo missioni secondarie. Che poi, ecco, missioni secondarie... La maggior parte sono sempre le stesse situazioni, ovvero o si tratta di uccidere e liberare un avamposto, quindi uccidi tutti, oppure dobbiamo mettere e assicurare alla giustizia dei templari, quindi rapirli e consegnare alla polizia, appunto. Lo abbiamo pestato per bene, per me ci vorrà un po'. Harry. Eccolo qua, Harry. L'hanno rapito, i maledetti. Spero non abbiate esagerato. No, no, non ti preoccupare. Non è un assassino, avrà già il cervello in pappa. Allora, ragazzi, possiamo uccidere le guardie con i barili sospesi in questo momento. Perché l'avete portato qui? Pare sia un assassino. Non volevamo liberarcene prima che poteste interrogarmi. È un assassino, ho stato io. Eccolo, eccolo, sta venendo lì sotto, bravo. Potevate amico. Potevate mandarmi a chiamare. Non dovevo... Ma che diavolo è? Oh, get wrecked. Tutto è bene ciò che finisce bene, Greeny. Stupido idiota. Però prima apriamoci un baule, ragazzi. Perché, cioè, voglio dire, che cosa è più importante? La pelliccia. Ah, tieni, face sitting. Ma mangia, bevi, Giuda Ben-Hur. Lanciare pelati, sport olimpico. Ivy, qualcuno è andato a spostare i progetti. Li hai presi? Come ti senti? Se li hanno spostati, furbastro. Sto bene. Andiamo. Andiamo, va! Greeny, se non ci fossi io. Certo, ragazzi, che brutto, no? Essere una coppia e la tua donna è più potente di te. Sono andati persi. Ivy, mi spiace. Ora concentrati solo sulla fuga. Concentrati solo sulla fuga. Guarda, Ivy.
Lui è già concentrato, ma non sulla fuga. Te l'assicuro io. Vai ragazzi, lo dobbiamo scortare fuori, appunto. Cioè, è come quando nella coppia c'è la donna che guadagna più dell'uomo. In realtà, oggi come oggi non è niente, no? Però posso capire se Greeny si sente un po' sottomesso a ciò, no? No, in realtà, devo essere sincero ragazzi, se capitasse a me non me ne fregherebbe niente. L'importante è che uno sta bene, no? E si è felici insieme. Poi alla fine se la donna guadagna più dell'uomo, cioè sti cazzi. Anche perché raga, cioè stiamo nel 2015, ancora con questo col sessismo non la vedo, cioè non la vedo proprio una grandissima cosa. Come essere razzisti nel 2015, ma che cacchio. Tanto combattente eccelso ragazzi, abbiamo sbloccato il vantaggio. Vieni coi cucri. No, chiamami se servono rinforzi, raga, dovete venire con noi. Venite bambini, venite bambini. Guarda se il mio gruppo viene, va. No, oh, non potremo morire qui. Squillano i telefoni. Ragazzi, vi ricordate i primi tempi, proprio i primi periodi, quando avevo la suoneria di JBL? Adesso non ce l'ho più, semplicemente perché ho cambiato telefono. E mamma mia, quando ci suonava il telefono in continuazione, bei tempi. Quando passava l'ambulanza sempre. Poi ragazzi, con l'aumento dei microfoni un po' più particolari, eccetera, eccetera, un po'. Andrò alla cripta prima che trovino la sindone. Parleremo con il Marajà. Parlerò con il Marajà. Tu ora devi farti medicare. Mi spiace averti scombinato i piani. Sarai al sicuro sul treno. Anche se trovi la cripta, non puoi entrare a Buckingham Palace da sola. Non sarò sola. Ci rivediamo sul treno, Green. Boom, sottomesso Green, eh? Proprio zitto e a bozza. Intanto alle nostre spalle c'erano due che pomiciavano. Vabbè ragazzi, avete visto come siano cambiati i piani, non solo dal punto di vista della missione, ma anche di rapporti. C'è del tenero, ma qui c'è qualcosa di più importante da fare, eh? Perché allora ragazzi, accoppiatevi e via. Comunque dai, abbiamo fatto questa missione. Io direi di passare con Jacob Fry e vedere come va avanti la sua missione nello sgominare i politici. Va bene, B. Chi sei e cosa hai in mente? Oh, il mio vecchio amico, il signor Disraeli. Bene, primo ministro. Chi vi sta per accoltellare alla schiena? Sì, ragazzi, dobbiamo spiare il primo ministro Disraeli. Qualcuno, il signor B. Sta cercando di ucciderlo. Se il partito di maggioranza può condizionare i risultati delle elezioni dubbie, non potremo mai essere liberi. Ma se cediamo i nostri diritti ai tribunali, nemmeno così saremo liberi, signore. Dite sempre così, Gladstone. Preferite immolare il vostro corpo sull'altare del progresso che cedere un solo grammo di potere. Per la miseria, voi, signore, siete pazzi. 2000 persone parlano insieme, non si capisce niente. Noi dobbiamo stare attenti ai poliziotti. No, certo che no. Voi ci pieghereste al gioco della tirannia. Già che ci siete, signor Clapton, potete strappare la Magna Carta e restituire la corona ai maledetti Stewart. Come osate. Vabbè, questi litigano, ragazzi. Il poliziotto ci insegue. Nascondiamo. Arriva! Accuse tanto indegne. Non lo tolgo. Stiamo giocando a nascondino con quel poliziotto. Allora dovrò ovviare alla necessità. Buonasera, signore. Buonasera, Contrappali. Ah no, Contrappali è quello di Big Bang Theory. Benjamin Disraeli. Eccolo, il signor B, probabilmente. Quello che vuole attentare la vita di Benjamin Disraeli. B, suppongo. B, I suppose. Andiamo, ragazzi. Dobbiamo salvare la vita del primo ministro inglese, che è un personaggio che è realmente esistito. Ora, ragazzi, non riesco a darvi momenti didattici più approfonditi di così, visto che comunque non è che la vita politica della Londra vittoriana mi interessi chissà che. No, ma perché non l'ha atterrata? Vai, Spear! Gli è passato davanti. È un piacere conoscervi. B. B, mi chiamo Herbert. E quindi? Allora perché seguivate il primo ministro? Per lavoro, signore. Un tizio mi ha pagato per...
Ora, no? Io dico... Brutta bastarda. Perché sparare a Ebert, quel poraccio che sta facendo il suo lavoro, quando poteva benissimo spararmi in testa a me? Ci avete pensato, No? Ci penso io, vabbè. Ma non interrompiamo la... Non so, ragazzi, sospendiamo la realtà, non ci facciamo troppi pensieri, atterriamo il tiratore. E dobbiamo anche cercare di evitare i suoi colpi, ma non sarà un grosso problema. Quindi, ragazzi, diciamo che abbiamo visto Disraeli, penso, battibeccare con Gladstone, che era un suo rivale politico, so solamente queste poche cose. Lette, tra l'altro, sul... insomma, sul... come si dice? Sul wiki, quello lì di Assassin's Creed, fornito dal gioco. Vieni qua, con quel fucile! Te ne farò assaggiare uno molto... che... vabbè, basta. Battute becere. Infatti, in questo volturo, ragazzi, poche battute becere. Non vai da nessuna parte. Ma guarda che te non vai da nessuna... Oh. Non credo che la devo uccidere. Per la miseria! Da dove arrivi? Beh, sono di Crowley, se lo vuoi sapere. Tu perché lavori? Non so il nome. Un vecchio. Barbuto, indossava un uniforme. Ussari, forse. Qual è il piano? Pietà, mi ucciderà. Un volo dal terzo piano ti lascerà storpia e buona per l'ospizio. Invece da lui puoi scappare. Domani! Attaccheremo la carrozza del primo ministro mentre va in Parlamento. Perfetto. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Nella prossima puntata andremo a regolare conti, probabilmente. Un saluto a tutti da Max Show, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.